Napoli festeggia il pianoforte con 300 pianisti e 200 appuntamenti in un weekend. Apertura venerdì 9 ottobre. Sinfonia numero 2 per 21 pianoforti di Daniele Lombardi. Questo è Piano City Napoli 2015. Nato da un'idea del pianista tedesco Andreas Kern, torna a Napoli per la terza edizione grazie all'assessorato alla cultura del Comune di Napoli. In un weekend Napoli festeggia il pianoforte con concerti, eventi e appuntamenti che coinvolgono l'intera città, tra luoghi pubblici e salotti belli di Partenope. È una 3 giorni esplosiva. Il pianoforte protagonista si lascia suonare con ogni genere musicale negli house, main, city e guest concert on the road. 200 eventi, quasi tutti gratuiti. Ascoltiamo l'assessore alla cultura Nino Daniele. Sì, è veramente un evento straordinario, una grande diffusione di arte, cultura e musica in tutta la città. Questa città che apre le case, che apre i siti, che apre le piazze, che apre i posti per la musica, per la grande musica, in un grande fatto di partecipazione. E quindi credo che innanzitutto valga questo, cioè con l'arte, con la cultura, conquistare gli spazi, renderli, farli vivere. In questo io credo che sia la strategia più efficace anche per combattere solitudini, degrado, abbandoni. Motore dell'iniziativa Marco Napolitano, che ringrazia così la città e si augura che questo sia un grande evento. La musica, i pianisti, il pianoforte e Napoli, che è sempre stato un centro culturale e musicale d'Europa e deve riapproparsi della propria centralità. Quindi è una bellissima soddisfazione portare per la terza volta questo format innovativo a Napoli e un ringraziamento particolare all'assessore Nino Daniele che ci ha permesso di fare questa terza edizione.